Trovate in diretta su RTV 38 l'appuntamento consueto del nostro lunedì pomeriggio con primo piano, secondo primo piano della giornata, in realtà perché il primo questa mattina è stato dedicato alla festa della Toscana e da questo tema riparteremo anche con i nostri ospiti studio che vado subito a salutare, Caterina Biti che è senatrice del Partito Democratico, ben trovata. Grazie. Ed Erika Mazzetti, deputata di Forza Italia, ben trovata anche a lei. Grazie e buon pomeriggio a tutti. Ripartiremo tra l'altro, come detto, proprio dal tema della festa della Toscana con due onorevoli toscane, entrambe una fiorentina, l'altra pratese, ma poi ovviamente nel corso della nostra diretta toccheremo tutti i temi dell'attualità, sia sul fronte sanitario che sul fronte economico. Ci sono ulteriori annunci arrivati in mattinata dal Presidente della Regione Giani sul tema delle riaperture, già questo fine settimana si sta cercando di anticiparle il prima possibile, c'è chi spinge ovviamente il mondo del commercio, c'è chi vorrebbe frenare per qualche timore, analizzeremo tutto questo e molto altro. Intanto però ripartiamo, come detto, dal tema Festa della Toscana. Voi adesso ovviamente lo vedete, come dire, da più lontano, questa giornata la vivete da Roma, non oggi nello specifico che siete entrambe sul territorio, però ecco, è una festa della Toscana molto diversa, vissuta anche nelle dinamiche da parte del Consiglio regionale, l'abbiamo trasmesso in diretta stamani con i distanziamenti, con i collegamenti con i consiglieri, non ci sono iniziative sul territorio, resta centrale, forte il tema dei diritti, però insomma anche i diritti si devono scontrare con questa realtà. Beh sì, indubbiamente è così, ovviamente per noi toscani, penso di poter parlare proprio anche a nome della collega, è un grande orgoglio, è un grande onore provenire da una regione, anche quando ci si trova in consessi diversi da quelli più propriamente territoriali, ma come noi che siamo in Parlamento è un onore, dicevo un orgoglio, provenire da una regione che per prima ha abolito la pena di morte. Quindi sicuramente una giornata da celebrare e per la quale ricordare sempre con grandissimo onore quel momento. Dopodiché, l'ha già detto lei, quest'anno è una situazione particolare, non viviamo ormai occasioni di impegni istituzionali da tantissimo tempo, questo è sicuramente un dispiacere, ma non dimentichiamoci che comunque tutti i giorni purtroppo leggiamo a livello nazionale centinaia di morti ancora, e quindi è un momento in cui la salute e la salute dei cittadini viene per prima, e quindi troviamo questi nuovi modi di celebrare momenti importanti istituzionali con l'attenzione particolare alla salute di tutti noi e con il rispetto delle precauzioni che dobbiamo ancora avere. Una festa di diritti in cui i diritti in un certo senso però anche si scontrano, comunque convivono con difficoltà, no? Perché c'è il diritto alla salute, è innegabile, però c'è anche chi chiede il diritto a lavorare, alle proprie libertà. Guardi, la festa della Toscana è una festa giustamente riconosciuta da tutti trasversalmente, come tutte le feste istituzionali che riguardano i nostri territori. Certo è che Giani, nel suo passato da Presidente del Consiglio, forse l'ha resa ancora più visibile con tutte le sue iniziative, perché è sempre stato molto attivo in questo tipo di festa. Fra l'altro credo sia stato lui a inserire anche la fascia del Presidente della Regione Toscana, per cui lui è l'uomo, diciamo, per cui quest'anno avrà soddisfazione in qualità di Presidente della Regione di festeggiarla, anche ahimè in modo meno sociale, perché purtroppo, come diceva la collega, ormai da 9 mesi la vita istituzionale pubblica e sociale, a parte una piccola parentesi ma ristretta nel periodo estivo, che poi guarda caso ricadeva anche nelle pre-regionali della campagna elettorale, non è più possibile vivere in mezzo alla gente la politica come tutte le feste istituzionali territoriali, per cui dobbiamo interrogarsi anche su quello che dicevete, il diritto, ok, alla salute è la prima cosa, qui nessuno lo nega, anzi io sono molto dell'idea che dobbiamo prevenire, curare, ma avere anche tutte le forme di prevenzione personale per se stessi e per gli altri, quello è indiscusso. Questo però non prescinde dal fatto dei diritti anche della libertà e del lavoro a tutti. Io guardo da quando è iniziata questa situazione, soprattutto la fase 2, che ormai conoscevamo un po' come funzionava, io sono stata sempre personalmente dell'idea, e molti commercianti che sono magari in linea lo sanno perché ho partecipato con loro in Piazza del Domo alla manifestazione e anche lì l'ho dichiarato, tutti coloro che sono messi in regola, diciamo, per prevenire la seconda ondata a livello proprio privato, perché poi sono state le attività a mettersi in regola, a fare i protocolli come richiesto dal governo, investendo molti soldi dei suoi, avevano il diritto in questo momento, secondo me, di rimanere aperti. E il confronto tra questi due mondi e questi due diritti sarà di fatto anche un po' il leitmotiv di questo spazio. Io capisco la prima ondata che non era prevista, diciamo, come funzionava, nessuno lo sapevamo, non è che
La seconda andata però era prevista, i privati si sono messi a norma utilizzando protocolli, trasformando anche le strutture, perché ci sono strutture importanti tipo palestre che mi dicono spesso da 50-60 mila euro per mettere a norma e da un giorno all'altro si sono trovati chiusi. Invece non si sono messi a norma quelli pubblici, di strutture pubbliche partendo dalle scuole e maggiormente trasporti. Ci torneremo tanto, ovviamente, come detto, è il tema degli ultimi mesi, come far stare insieme i diritti fondamentali in questo paese in questo momento che era del tutto imprevedibile. Prima ondata ovviamente, la seconda forse un po' più prevedibile, ma insomma una situazione mai vissuta né dai nostri nonni né da chi li ha preceduti in questo modo, e quindi dobbiamo fare i conti anche con questo se vogliamo essere onesti intellettualmente, credo. Augurandoci che non ce ne sia una terza, cosa fa la Regione per tutelare il diritto alla salute? Innanzitutto lo chiediamo a Sara Ghilardi e soprattutto al suo ospite, che è l'assessore al diritto alla salute della Regione, Simone Pezzini, così facciamo anche il punto sull'andamento del contagio. Oggi in Toscana siamo sotto quota 900, però si viene a fine settimana, dalla domenica in particolare, qualche tampone in meno, quindi era anche lecito attendersi un calo. Però per i dettagli andiamo da Sara. Abbiamo una difficoltà sull'audio, Sara, non so se il microfono deve essere acceso in questo momento, noi ti sentiamo ma ti sentiamo attraverso la telecamera, credo si possa aggiustare il tutto nel giro di qualche secondo, vediamo se è così o meno, ancora non ti sentiamo Sara. No, voi ci siete ma no, non vi sentiamo in una maniera corretta, abbiamo un audio piuttosto disturbato per cui dobbiamo prenderci ancora qualche secondo e poi torniamo da te. Leggero calo dei numeri in Toscana, oggi siamo sotto 900, era normale attenderselo, seppur da lontano il lavoro che viene fatto in Toscana come vi sembra dal punto di vista sanitario, per la prevenzione anche? Guarda, allora, è che il lunedì i contagi sono più bassi, ormai è dato ufficiale, perché giustamente vengono fatti meno tamponi come venivano fatti la prima ondata. Cioè, è notare, meno tamponi fai e meno contagi risultano pubblicamente presenti. Per cui pubblicamente diciamo che la Toscana si è sempre passata come la regione modello. Purtroppo abbiamo visto in questo periodo, anche se noi lo denunciamo ormai da anni, che non è la regione modello per la sanità. Io lo vedo nella mia città di Prato, dove c'era un ospedale, secondo noi, in condizioni buone, che andava soltanto in parte ristrutturato, fatto con i soldi comuni, che viene demolito per fare un altro ospedale con 500 posti letto. Questo per dire cosa? In un distretto sanitario che comprende circa 250.000 abitanti, non è normale che ci sia soltanto un ospedale con 500 posti letto. E da maggio, da quando è finito il periodo della pandemia ad oggi, l'unica cosa che si è prevenuto a fare è quella di demolire un ospedale vecchio, senza pensare, se non quando ormai i contagi stavano salendo alla grande, di attrezzare altre strutture. Lo si sta facendo ora a Prato, ci sono nuovi reparti che aprono. Ma non si può aspettare il pieno dell'ondata, esatto, mentre si demolisce un ospedale vecchio che noi non volevamo demolire da anni, lo dicevamo, e in pieno pandemia si decide di fare questo. Allora, perché non è stato fatto a giugno, sapendo che ormai tutto si sapeva che c'era una seconda ondata, andava previsto allora era capibile. Appena ritroviamo Pezzini glielo certo, chiediamo, intanto molto volentieri. Sulla strategia toscana, ecco. È ovvio che il fatto di essere in zona rossa e i tanti ricoveri che abbiamo avuto anche nella nostra regione in questa seconda ondata ci possono fare interrogare se tutto sia stato fatto come doveva essere fatto. Allargherei la visuale e direi che forse in tutta Italia si sono persi dei mesi importanti durante l'estate. Io questo non ho problemi a dirlo. Credo che da tutte le parti, sia le dirigenze delle ASL che sanità, in qualche modo forse non abbiano approfittato di tutto il tempo più tranquillo in termini di contagi che abbiamo vissuto durante l'estate. Tuttavia non siamo qui a fare nessun processo alle intenzioni, credo che in questo momento quanto mai la responsabilità sia importante anche da chi ha ruoli istituzionali come noi abbiamo, e nel dire che
se ci sono stati degli errori o comunque delle mancanze o comunque cose che non sono state fatte così tanto velocemente come avrebbero potuto fare nel momento più giusto, poi avremo modo di verificarlo. In questo momento dobbiamo far sì che i contagi diminuiscano, che la curva non soltanto rimanga piatta ma che inizi a scendere, e se è vero quanto è vero che questi dati li stiamo vedendo, per fortuna, grazie al cielo, è anche vero che le precauzioni che si prendono nell'essere in zona rossa evidentemente ha funzionato. Non dimentichiamoci mai, lo diceva il sindaco di Bergamo qualche settimana fa, che i provvedimenti devono sembrare sempre sproporzionati rispetto al momento attuale, per poi non arrivare a un degenero che loro hanno vissuto purtroppo in Lombardia nella prima ondata tantissimo, e quindi dobbiamo essere anche molto attenti nel verificare tutto quello che è stato fatto, certo, ma in questo momento nel fare il massimo per trovare le soluzioni migliori per far sì che il sistema sanitario territoriale, il nostro toscano, ma io essendo parlamentare direi nazionale, non vada mai in affaticamento, non si affatichi mai, in modo da dare a tutti un'adeguata cura. Non dimentichiamoci che le altre patologie, non c'è solo il Covid, ma tutte le altre patologie continuano a esistere, e certo, quindi e con il motivo fondamentale per cui noi dobbiamo credo che sulla Toscana in 3 giorni da arancione andata rossa, a parte è molto emblematico questo, perché in 3 giorni questa cosa, ma molto dipende, i non dati solo, sono sempre riferiti a sì, ma infatti ma molto dipendeva non solo dal numero di contagi, sappiamo benissimo che ci sono 21 parametri fra cui la strutture sanitarie e i posti letto, la saturazione vuol dire, cioè, che qualcosa a livello sanitario di pregresso non funzionava in Toscana, ecco, ed ora siamo al dunque. In questo forse la campagna elettorale soprattutto non ha aiutato, magari in estate ovviamente ha rallentato molti processi decisionali, però lo possiamo chiedere ma anche non solo in Toscana, questa ragione la collega, perché questo a parte in Lombardia grazie a Bertolaso è stato lungimirante, che a fine marzo sfottuto da tutti, si è messo a fare un ospedale in una fiera, tutti dicevano l'ha fatto un ospedale per metterci dentro pochissime persone perché ormai la pandemia è finita, e lui sapeva benissimo, come abbiamo detto più volte, che sarebbe stata una seconda ondata, infatti erano pronti per sembra che in Lombardia la seconda ondata sia andata meglio, ma insomma comunque già c'era delle situazioni diverse. Andiamo da Bezzini, che abbiamo ripristinato l'audio, così sentiamo, ecco, da Sara intanto il punto, ma anche un po' di risposte, poi riportiamo a quello che veniva detto in studio. Sara. Esatto, intanto il punto sui numeri, anche sul numero dei tamponi, perché c'è da spiegare anche qualcosa su questo numero, è vero che sono 4.000 in meno, ma perché, assessore? Sì, sui tamponi dobbiamo dire questo, che la Regione Toscana, insomma, ha espresso nelle settimane scorse una capacità di fare tamponi tra le più alte nel paese, in proporzione alla popolazione siamo arrivati in alcuni giorni ad essere la seconda regione, come numero di tamponi abbiamo in alcune giornate toccato i 25.000 tamponi fatti, e questo è un dato sicuramente di grande rilievo. Negli ultimi giorni potete vedere sicuramente una riduzione dei tamponi fatti in Toscana. Questa è dovuta in gran parte al fatto che sta calando la domanda, nel senso che i medici prescrivono meno tamponi, evidentemente si registrano meno situazioni dubbie che fanno emergere l'esigenza di un controllo attraverso il tampone, e questo è un aspetto che conferma ed è coerente con il fatto che la curva del contagio, insomma, da un paio di settimane sta calando in modo rilevante. Eravamo arrivati a 2.800 casi positivi in una giornata, ormai siamo da diversi giorni sotto quota 1.000, con una tendenza, insomma, che al ribasso. Si parlava prima del ripristino della sanità normale, no? Da tempi di pace, ed è questo, no? Quello a cui si sta lavorando immediatamente dopo che l'ARS ha annunciato nei giorni scorsi che il picco dei ricoveri è stato raggiunto, e quindi che i ricoveri diminuiranno presumibilmente. Bisogna pensare a tutte quelle attività che sono state lasciate inevitabilmente indietro, non ci si voleva arrivare, però chiaramente ora bisogna subito pensare, no, assessore, agli interventi. Ma intanto partiamo dal fatto che
Noi abbiamo avuto un tasso di occupazione delle strutture ospedaliere molto alto, 700, ci sono stati in Toscana 700 ricoverati in più rispetto al picco della primavera scorsa, e complessivamente il sistema sanitario della Toscana ha tenuto a questa ondata estremamente forte, rilevante, insomma, che c'è stata a seguito dell'escalation dei contagi del mese di ottobre e dei primi giorni di novembre. Ecco, bisogna sempre ricordarsi che tra fine settembre e fine ottobre il Covid in Toscana è cresciuto di 15 volte. Questo ha determinato una grande pressione nei termini detti, oltre 2.000 ricoveri sulle strutture ospedaliere, che però hanno retto. È chiaro che hanno retto rimodulando le attività, perché ovviamente bisognava far spazio ai pazienti Covid. Da un po' di giorni, a seguito della riduzione del contagio, assistiamo anche all'inizio della riduzione del numero dei ricoveri nei reparti Covid, e probabilmente questa riduzione crescerà nei prossimi giorni sulla base appunto del ridimensionamento della curva del contagio. E ora è chiaro che mano a mano che si liberano spazi nei reparti Covid, bisogna iniziare anche un processo di rimodulazione all'inverso rispetto a quanto fatto tra ottobre e novembre, cioè di ripartenza di attività no Covid, e questo può essere fatto sia per i processi organizzativi interni alle strutture ospedaliere, ma anche, non dimentichiamo, perché a metà dicembre apriranno alcune nuove strutture che serviranno, tipo quella nell'ex CREA a Prato, che serviranno a alleggerire ulteriormente la pressione sugli ospedali e a trovare un equilibrio tra cure Covid e cure no Covid. A questo proposito, Assessore, le riporto una critica da studio, anzi magari la domanda la faccio fare direttamente dalla deputata Mazzetti di Forza Italia, proprio su Prato, tenuto presente che Bezzini in estate non era ancora Assessore, però come dire, la critica poi si rivolge a chi in questo momento sta governando la Regione, se la vuole chiedere direttamente. No, stavamo parlando del numero dei posti letto a Prato, che la sanità toscana ha sempre gestito in modo sbagliato, perché avevamo un ospedale vecchio, però non strutturalmente non attivo, come Miseria del Dolce, lei saprà benissimo, che è stato scelto, fatto una scelta politica di demolirlo per fare spazio a un parco urbano, quando a Prato c'è soltanto un ospedale che ad oggi ha circa 500 posti letto per una zona di 250.000 abitanti circa. Ecco, allora dico, è opportuno in questo momento di pandemia, di crisi sanitaria, di non spazi, demolire un vecchio ospedale, spendere dei soldi, circa 8 milioni dovrebbero essere spesi per demolire un ospedale, utilizzare una struttura che sappiamo benissimo ad oggi non è idonea, dove la Regione, i soldi pubblici sono stati spesi già tantissimi, come nel CREAF. Il riferimento al CREAF, sì. Il CREAF sono già spesi circa 22-24 milioni, e a oggi si spendono altri milioni su una struttura che deve essere fatta in piena pandemia, quando si poteva benissimo, se era questo l'obiettivo, cioè di creare ospedali in strutture industriali come l'ex CREAF, che finalmente almeno una collocazione è stata data dopo tutti i soldi sono stati spesi. Ecco, non era più opportuno allora, se si voleva fare questo, organizzarsi, magari prevedere a maggio, come è stato fatto a Milano Fiera con Bertolaso, che a fine aprile ha fatto un ospedale in pochissimi giorni in una struttura industriale, se si voleva fare questo. Però qui viene il tema, allora non si possono sprecare sempre e comunque soldi pubblici come è stato fatto a Prato senza avere poi risposte sanitarie, perché a fine tutto questo giro ci sono sempre 500 posti letto. Sentiamo la risposta di Bezzini. Ma io credo che intanto le politiche dell'organizzazione della rete ospedaliera in Toscana fatte negli anni passati siano politiche virtuose, insomma. Se noi abbiamo retto due ondate, quella di primavera e quella ancora più violenta, di qualche settimana fa, è anche perché abbiamo in Toscana una rete ospedaliera moderna, fatta anche di nuovi ospedali, di nuove tecnologie, che hanno consentito di reggere un urto potente come quello che c'è stato sia nella prima ondata e soprattutto nella seconda ondata. Dopodiché vorrei ricordare che gli spazi ulteriori che stiamo organizzando, li stiamo organizzando perché nel mentre eravamo nel pieno della crescita del contagio, ci siamo posti la seguente domanda e ci siamo dati la seguente risposta, cioè c'era la necessità di
prevedere anche spazi ulteriori rispetto alla capienza ospedaliera, qualora si determinassero situazioni ulteriormente, diciamo, gravi dell'evoluzione del ciclo pandemico, che avessero potuto, diciamo, saturare gli spazi esistenti. E allora abbiamo deciso di costruire e realizzare immediatamente, in tempi rapidissimi, dei cuscinetti di riserva per non farsi trovare impreparati di fronte a impennate ulteriori della curva pandemica, che mi auguro che a questo punto non si verifichino, perché, e mi auguro qui che davvero ci sia una grande responsabilità e comportamenti coerenti da parte di tutti per evitare una terza ondata. A questo punto l'utilizzo che verrà fatto di queste strutture andrà nella direzione che dicevo prima: aiutare la rete ospedaliera della Toscana a far ripartire le attività no Covid, e questi spazi saranno importantissimi per consentire una ripresa celere di tutte le attività no Covid, soprattutto nei contesti come quello della Toscana Centro, l'area tra Firenze, Prato, Pistoia, Empoli, che ha avuto un livello di contagi più alti, che ha avuto più ricoveri e che ha dovuto rallentare più di altri territori le attività no Covid in campo sanitario. Assessore, a proposito di terza ondata, è preoccupato per le riaperture del fine settimana? Il presidente Gianni sta spingendo molto, lei, da, come dire, avendo la competenza sulla sanità, guarda con maggiore preoccupazione a questo cambio di colore? No, io credo che serva un equilibrio, insomma. Noi dovremo organizzare una capacità di convivenza tra livelli importanti di contagio, sicurezza sanitaria e attività economiche e sociali per 7-8 mesi, perché fino a maggio-giugno del prossimo anno avremo questo tipo di scenario, per cui ci sono state delle restrizioni importanti in questi giorni, diciamo, che da una parte hanno sicuramente aiutato a piegare verso il basso la curva, dall'altro hanno però creato non pochi problemi al tessuto economico, in particolar modo a tante attività commerciali, a tanti pubblici esercizi. Ora la curva del contagio sta piegando verso il basso, è giusto che si provi a far ripartire alcuni segmenti dell'economia che hanno sofferto di più. Ecco, io quello che mi auguro è che ora davvero ci sia un grandissimo senso di responsabilità, che non si ripetano gli errori di sottovalutazione che ci sono stati nella fase estiva, insomma, e che non si determinano le condizioni per una nuova ondata. Ecco, questo ce lo auguriamo tutto. Ecco, questa secondo tutti me ci mancherebbe è la linea, insomma, cercare di avere equilibrio, cercare di avere senso di responsabilità per far convivere la sicurezza sanitaria con un minimo di attività delle realtà economiche e sociali, diciamo, al fine appunto di garantire, diciamo, quell'equilibrio che può consentire, insomma, di arrivare al maggio-giugno, quando probabilmente potremo allentare ulteriormente la tensione a seguito delle campagne vaccinali e delle terapie che saranno messe in campo, diciamo, dal sistema paese e anche su scala internazionale. Grazie, assessore. Sara, a proposito di riaperture, Sara, poi ti dobbiamo salutare. Gianni ha fatto un annuncio in aula questa mattina. Di che si tratta? Ce lo riassumi sinteticamente? Beh, allora, dopo la telefonata di Speranza che avverrà nei prossimi giorni del ministro Speranza, il presidente Gianni sta pensando a un'ordinanza ponte per accorciare i tempi, chiaramente, della zona arancione, perché qui si gioca sul filo delle ore, chiaramente, quando verrà pubblicata in Gazzetta Ufficiale il fatto che la Toscana torna in zona arancione, dovranno passare delle ore, se ne potrebbe andare anche la giornata di sabato, che è importante per il commercio. Quindi l'intenzione del presidente, appena ricevuta la notizia, fare questa ordinanza, così che poi si possano riaprire i negozi da questo sabato e non da domenica, come potrebbe avvenire in caso contrario. Tutto questo per dare la possibilità di fare spese, di fare quello che la gente deve fare nel mese di dicembre pre-natalizio, non creando assembramenti, quindi dare più possibilità e riaprire questi negozi. Perfetto, chiarissimo, grazie. Luca, in sostanza. Grazie a Sara Ghirardi e all'assessore Bezzini. Fa bene, Gianni, a correre per guadagnare anche un giorno? Vabbè. Ma io non so, io cerco sempre di
mantenere questa posizione, ovvero di essere rispettosa della filiera e quindi di cercare di non creare ulteriore confusione fra i cittadini. Aspetterei le ordinanze del Ministro della Salute, che mercoledì tra l'altro sarà in Parlamento, sì, la mattina da noi al Senato, il pomeriggio alla Camera, illustrare il nuovo DPCM, perché comunque scade il 3 e quindi avremo il prossimo. Io credo che ci sia il tema dell'economia, ovviamente, e che tutti si abbia voglia di riaprire il prima possibile, perché sappiamo bene, soprattutto chi è al governo, chi è in Parlamento, quante risorse anche siano state messe e quanto si sia provato in questa situazione di estrema emergenza, e non dobbiamo mai dimenticarci, noi siamo in una situazione di emergenza sanitaria da gennaio scorso, non è mai finita, cioè, ci sono degli atti del Parlamento, del governo, che dicono che siamo in emergenza, ancora non è finita, quindi non dobbiamo mai dimenticarci di questo. Aprire sabato o aprire domenica può cambiare qualcosa dal punto di vista economico, ma come dicevo prima, non dobbiamo mai dimenticare che se a volte le restrizioni sembrano troppo rispetto al momento attuale che stiamo vivendo in termini di contagio, è anche vero che abbiamo visto che queste hanno funzionato, per cui il sistema sanitario toscano regge e quindi nessuna corsa. In questo momento, ripeto, storico, che nessuno aveva mai vissuto, il rispetto della salute di tutti è fondamentale, e è vero che lo diceva la vostra inviata davanti alla regione, siamo abituati a vivere dicembre in un certo modo rispetto ai regali che compriamo, che tutti abbiamo piacere di fare, è anche vero che lo stesso modo non può essere quello degli anni passati, perché il mondo intero è in una situazione completamente diversa. So che il Presidente Gianni è in continuo contatto con il Ministro Speranza, con il Governo, anche col Presidente Conte, che c'è la voglia di far bene per cercare di tenere insieme quell'equilibrio difficilissimo tra il diritto alla salute e il diritto al lavoro. Non dimentichiamoci che c'è anche un diritto all'istruzione, di cui ancora non abbiamo parlato, che è fondamentale, quindi per non peggiorare anche una situazione, per poi far tornare i nostri ragazzi a scuola, che noi dobbiamo davvero avere tutte le attenzioni massime e una grandissima responsabilità tutti. Ci arriviamo sulla scuola. Io in realtà adesso però vorrei restare sul tema delle riaperture, perché con il nostro Francesco Storai, che vedevo fino a poco fa collegato con noi, vorrei andare a chiedere proprio a chi rappresenta il mondo del commercio cosa può cambiare davvero questa ordinanza sulla riapertura sabato piuttosto che domenica, questa ordinanza ponte che Gianni vorrebbe fare. Francesco, ti do la linea e ti pregherei di girare la domanda al tuo ospite. Cosa cambia e quanto cambia davvero con la riapertura sabato piuttosto che domenica, piuttosto che lunedì al più tardi? Prego, Tempestini. La Giunta, il nostro maggiore organo di Confcommercio Pistoia e Prato, già una settimana fa ha dichiarato e richiesto un'apertura già in zona gialla dal prossimo 4 dicembre, perché noi non abbiamo più la condizione di aspettare. È bene dirlo anche a chiare lettere oggi, perché ci si ricordi domani che le attività del settore terziario, i negozi, i ristoranti, i bar, sono in una situazione tale per cui ogni giorno che gli viene negato di svolgere l'attività significa una probabilità in più di non riuscire a continuare a svolgere la propria attività. La situazione per quanto riguarda i nostri settori è drammatica. Le aziende aspettano questo momento tutto l'anno e nel 2020 ancora con più speranza, perché è stato un anno assolutamente difficile, e questa incertezza, questa dinamica burocratica dei rapporti fra la Regione, il Governo, il Ministero, diventa una situazione, uno stillicidio impossibile da accettare. C'è la necessità di continuare a sostenere il fatto che nelle aziende ci sono i protocolli adeguati, hanno manifestato responsabilità e approcci corretti, è necessario che le aziende ritornino a lavorare. Su questo per noi è inaccettabile che venga creato una sorta di scontro fra la salute e l'economia, perché sono due mondi che devono trovare la condizione di convivere e non possiamo far pagare uno rispetto all'altro. Non dobbiamo metterli in competizione, dobbiamo creare le condizioni per convivere. Dicembre sarà un mese
per noi fondamentale per vedere in modo diverso il futuro, e quindi su questo crediamo anche coraggio e la capacità di anticipare. Per noi da toscani è assolutamente inconcepibile che la nostra regione sia ancora oggi rossa, una fra le poche regioni in Italia, per una situazione che non riguarda solo la diffusione del contagio, ma anche per la nostra capacità di reagire anche nel contesto sanitario a quello che è avvenuto, altrimenti non ci troveremo in questa condizione oggi. Oh, certo, Luca, siamo in zona rossa per i meccanismi che conosciamo. Secondo me. Sì, Francesco, le tue domande all'ospite ci mancherebbe altro, poi vorrei anche che gli chiedessi però un parere sui ristori e sul meccanismo e anche su, come dire, le modalità di calcolo che sono state rese note in queste ore, cioè su quanto fatturato deve essere andato perduto nel primo semestre di quest'anno, così poi ne parliamo anche con i nostri ospiti in studio. Certo, parliamo appunto di ristori, ma non dimentichiamoci anche del commercio online, perché se da una parte i negozi fisicamente hanno chiuso, il negozio online no, non solo non hanno chiuso, ma anzi hanno fatto fatturati senza precedenti. Si è creata una situazione di concorrenza potenzialmente sleale, perché i negozi e le attività commerciali di vicinato che ci garantiscono servizi, che ci garantiscono un'offerta, una vivibilità delle città normalmente, oggi sono chiusi, mentre diciamo, il commercio online, i grandi player che pagano le tasse e poche in altri paesi, si trovano a dilagare rispetto ad un'esigenza del consumatore che chiaramente è comprensibile. Su questo vediamo altri paesi, se non erro la Francia, dove Amazon ha rimandato di una settimana il Black Friday, quindi si vede che in altri contesti c'è una sensibilità diversa. Sul questo tema dei ristori, ci dice sul suo rischia territorio, d'essere proprio... che cosa si aspetta a livello di richieste? No, sui ristori, allora c'è una questione che è il superamento dei codici Ateco, cioè certo. Questa è l'esigenza che noi diciamo registriamo a più riprese dalle nostre aziende associate, perché a seconda del codice la stessa azienda che è chiusa e che però per una questione di codice non riesce ad avere il ristoro, invece l'altra che ha un codice Ateco diverso ha l'opportunità di essere sostenuta. Su questo servirebbe, diciamo così, un provvedimento più ampio dove nel momento in cui c'è una riduzione di volumi d'affari consistente il ristoro arrivasse automaticamente comunque, al di là del codice Ateco. Grazie a Francesco Storalzo, ospite. Sul tema ristori, un giro in studio, Mazzetti, riparto da lei. Si sa, è stato annunciato che appunto potranno chiedere ristori coloro che nei primi sei mesi dell'anno hanno perso un terzo del fatturato rispetto al 2019, se non sbaglio. Più che altro, come dire, c'è da squarciare un velo di incertezze poi sulla possibilità di accedere a questi soldi, a questi fondi. Allora, intanto la confusione istituzionale non fa ma bene, quello è ovvio, sia a livello nazionale ma anche a livello regionale. Questo è il primo passo da sorvolare. Per quanto riguarda i ristori, noi l'abbiamo sempre detto che i codici Ateco ormai è un sistema vetusto che non poteva più andare bene. Proprio per questo io già dal primo periodo della pandemia avevo proposto di dare un contributo a tutte le attività che avessero perso in base a una percentuale del guadagno degli anni passati. Mi sembrava una cosa di buon senso e di praticità e di uguaglianza fra tutte le attività. Invece il governo ha voluto andare avanti sui codici Ateco, creando anche queste complicanze non da poco. Allora io dico, già la parola ristoro è una parola che non si addice in questo momento, perché il ristoro sembra quasi che ci sia dei mendicanti che cercano dei soldi, invece è diverso, ci sono delle attività che hanno bisogno dei soldi che hanno perso, non per causa sua, ma perché lo Stato, in causa di pandemia, li ha obbligati a chiudere. Tornando invece alle aperture e chiusure che Gianni vuol fare prima, chi dopo, cioè, ripeto, la confusione istituzionale certo in questo momento non aiuta. Io credo però una cosa, come dicevo all'inizio della trasmissione, che chiunque delle attività regolari abbiano attuato tutti i protocolli di sicurezza sanitaria devono riaprire non sabato ma domattina. Questo è fondamentale, perché c'è anche il posticipo delle scadenze fiscali che sì, alcune scadenze fiscali sì, ma non tutte le tasse, perché l'IMU, per dire, che è quasi una patrimoniale,
anzi è una patrimoniale, l'IMU, non è stato per tutti spostato il 16 dicembre, per adesso c'è. Tema sensibile, tra l'altro, quello della patrimoniale in queste, ore. Sì, infatti, a parte che spero, da come ho sentito, che siamo d'accordo, che l'emendamento proposto dall'Euro e parte del PD è stato. Una parte residuale. Sì, comunque una parte del PD c'era, non per questo, però, è stato accantonato. Spero che non venga ripreso nemmeno in considerazione. Perché la patrimoniale non va mai bene, in questo momento ancora peggio, e già però rendiamoci conto che da governo Monti una patrimoniale già in Italia c'è, perché l'IMU è una patrimoniale. Posticipo di alcune scadenze fiscali, tema ristori, il governo cerca di... Il governo cerca muoversi, ma non è facile arginare. Ovviamente non è facile arginare, è da marzo praticamente che noi votiamo scostamenti di bilancio e dei provvedimenti emergenziali. Voi pensate che in questo momento le Camere possono lavorare soltanto su decreti, legge principalmente, o comunque su atti che riguardino l'emergenza Covid? È stato quantomeno accantonato tutta la normale amministrazione, ma credo che sia anche comprensibile che in questo momento debba essere così. I decreti ristori, perché ormai si parla di più decreti ristori, è il primo a cui si è accodato il secondo, poi il terzo, poi il quarto, e poi vediamo. Cerca di appunto tener fronte ad una situazione emergenziale gravissima, difficilissima. Anche noi come Partito Democratico ci siamo accorti che la questione degli Ateco sicuramente è difficile da far reggere. L'attuazione invece di un ragionamento su filiere forse potrebbe essere quello più indicato, perché rimangono fuori da questi codici Ateco delle attività che invece, certo, se si guarda alcuni tipi di filiere, io sono in Commissione Agricoltura, ho presente tutto quello che riguarda l'approvvigionamento anche dei ristoranti, che ora sono chiusi, però le aziende invece lavorano, sono aperte, quindi non hanno i ristori alcuni tipi di aziende, non possono avere ristori perché risultano aperte, però non vendono ai ristoranti, quindi sicuramente c'è confusione anche in questo momento e in questo sistema. Si cerca di sistemare le cose nel miglior modo possibile, in modo che tutte le attività che stanno soffrendo da tantissimi mesi possano in qualche modo avere il ristoro, poi può non piacere il termine, però almeno si capisce l'aiuto, il sostegno, chiamiamolo così, di cui hanno giustamente bisogno, perché come diceva giustamente la collega, in questo sono d'accordo, è lo Stato che ha chiesto di chiudere, è stata un'evenienza mondiale inaspettata che ha fatto sì che dovessero chiudere. Sono molto d'accordo, faccio un piccolo passaggio, sì, se mi permette, sui controlli, perché è vero anche che quello che diceva la collega, dobbiamo essere capaci nel momento in cui riapriremo anche di essere più bravi sui controlli, di tutte quelle attività che hanno investito per attuare tutta una serie di provvedimenti in modo da essere sicure nel miglior modo possibile, e tanti l'hanno fatto. Poi è anche vero che ci sono delle situazioni in cui quando il contagio diventa così alto, come abbiamo visto, che la chiusura di tutti forse è la cosa che preme di più, e lo stiamo verificando, tuttavia è innegabile che ci vorranno sicuramente dei controlli più attenti per tutte quelle attività che hanno investito e che hanno rispettato i protocolli che erano stati dati, e in questo anche noi dovremo essere bravi a spronare, dal punto di vista appunto di chi poi dovrà impegnarsi nei controlli, a tutti i livelli, in modo che chi fa quello che gli viene chiesto abbia poi anche un riconoscimento in questo senso. Guarda, io vedo che le attività hanno fatto tanti sacrifici da marzo ad oggi. Il governo, soprattutto quando è partito con la serie dei decreti ristori, ha detto che dal 15 novembre avrebbero avuto le attività il bonifico in banca. Ecco, visto che c'è Tempestini, che ha un numero importante da associare, ti volevo chiedere... L'abbiamo salutato perché c'è un altro ospite che ci sta aspettando. Io vorrei capire da queste categorie economiche quanti associati hanno avuto questo bonifico, perché a me mi risulta ci lavoreremo su questo magari nei prossimi giorni. È uno spunto corretto. Ora però mettiamo
altra carne al fuoco, perché dicevamo dell'ordinanza ponte che Gianni ha in mente per far aprire già sabato, un'altra ordinanza di questi giorni del governatore ha fatto arrabbiare molti sindaci indipendentemente dal posizionamento politico, ad esempio un po' tutti quelli della costa della Versilia, l'ordinanza sugli spostamenti. Luca Lunedì, in collegamento con il sindaco di Viareggio del Gingaro, ci sintetizza intanto qual era il tema e poi ci fa raccontare al sindaco perché questa ordinanza li ha fatti arrabbiare. Non sentiamo, oggi siamo sfortunati con l'audio dei collegamenti, però anche qui credo questione secondi e poi lo ripristiniamo. Così ci sintetizza Luca il tema appunto di questa ordinanza, che era quella che di fatto allentava un po' la possibilità di muoversi, di spostarsi sul territorio anche per raggiungere le seconde case, magari per degli interventi di manutenzione. Però laddove le seconde case sono più numerose sulla costa, ci sono sindaci insomma che si sono un po' arrabbiati, anche perché non dicono loro non è stata condivisa questa decisione. La rabbia solo dei sindaci, perché poi sono piccole realtà, ora sembrano grandi comuni, ma sappiamo benissimo che spesso sono piccole realtà e non hanno neanche la potenzialità per fare controllo eccetera. Però dall'altra parte io capisco molto bene tutti i proprietari, anche di seconde case, che ormai da diversi mesi non possono utilizzare la sua propria casa, però le tasse gliel'hanno lasciate. Allora o si leva le tassazioni a queste qui che non possono usufruire di questi immobili, o si lasciano liberi di andare a utilizzare il proprio immobile. Cioè l'uno o l'altro, io capisco benissimo, perché il ruolo del sindaco in questo momento, e soprattutto in piccole realtà come tutti i piccoli comuni, ora Viareggio è un comune grande perché ci sono circa 63.000 abitanti, per cui è già un comune grande, ma se vengono tutti gli altri paesini tipo Pietrasanta eccetera sono molto più piccoli, capisco non abbiano la potenzialità per fare i controlli e sistemarli, però capisco anche il bisogno degli immobili. Ecco. Dalla viva voce allora del sindaco che dovremmo aver recuperato. Luca, mi senti? No, non l'abbiamo ancora recuperata. Ecco, e allora possiamo continuare a parlarne. Ecco, per cui dicevo, ecco, un equilibrio ci vuole, perché io capisco anche tutti questi proprietari immobiliari che hanno il diritto alla proprietà che è sua, che prima da marzo fino a maggio non hanno potuto utilizzarla, poi vabbè c'è stati i mesi estivi, poi da ottobre ormai siamo a dicembre e ancora non possono utilizzarla, però non mi risulta che sia stato tolto IMU, TAUSI e tutte tassazioni sulla casa. Allora se non posso usufruirla almeno vengono incontro in questo, e invece mi sembra che purtroppo in questo il governo e di conseguenza i comuni, la TAUSI è più una tassa comunale, lo sappiamo benissimo, però i piccoli comuni, se lo Stato non gli dà un contributo, di cosa campano? È ovvio che la faccia pagare, però dobbiamo avere anche qui un rapporto proprietà comuni, secondo me. Allora, non so se abbiamo del Gingaro in questo momento, non ce l'abbiamo. Non ci vuole del Gingaro. Allora, non so se ci possiamo fermare, magari proviamo a recuperarlo in pubblicità, perché altrimenti continuiamo a aspettare Godot, l'audio che non arriva, che non arriva. Chiedo alla regia se ci fermiamo oppure se... Pubblicità, va bene, lo recuperiamo subito dopo il break del Gingaro con il nostro Luca Lunedì. State con noi.